porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Buongiorno a tutti, oggi affrontiamo un tema che ci ha suggerito il signor Federico, che ci segue: proliferano le sale slot in tutto il paese. Pensi che in Italia sono presenti circa 500.000 di macchinette mangiasoldi, il nostro capoluogo è stato per anni ritenuto la capitale del gioco d'azzardo e anche a Voghera sono state aperte diverse sale slot. Il nostro amico da casa suggerisce che sarebbe meglio aprire dei casinò, che porterebbero anche una maggiore occupazione. Lei cosa ne pensa? Ma non è una brutta idea, anche perché c'è più possibilità forse di guadagnare qualche soldo se uno proprio li deve buttare via, ecco. Quindi sarebbe una soluzione decisamente più positiva, ecco. Poi nel gioco si perde sempre, questo è il mio pensiero, no? Però se... Pensi che il gestore di un bar del Varesotto ha detto: un bar funziona se offre qualità, non se rovina le famiglie. È una provocazione, è esagerato? Devo dire una cosa, siccome ho avuto un bar anch'io importante per 10 anni, c'è da dire che nel momento in cui siamo le macchinette, purtroppo è brutto da dire, ma ti aiutano anche a stare a galla. Questa è una testimonianza importante, perché comunque lei che ha avuto un bar sa che le macchinette... Eh sì, purtroppo ognuno poi ha la sua testa, quindi... Deve decidere cosa deve fare della sua vita, però per un gestore di un bar avere delle macchinette sicuramente lo aiuta a respirare un pochettino nei momenti in cui siamo adesso. Non si sentiva un po' in colpa magari quando vedeva delle persone che stavano lì ore e ore a buttar via i soldi? No, perché cosa? No, allora dobbiamo sentirci in colpa tutti di chi si rovina per il lotto, di chi si rovina al casinò, e abbiamo esempi anche importanti. Ognuno è responsabile della sua testa, non è bello dare la colpa agli altri quando poi la mano del portafoglio è la mia. Quindi questo sono cose assurde, ecco. Né uno né l'altro, penso che comunque, diciamo, è chiaro che si rischia di andare verso la patologia e tutto ciò che porta a una malattia, che porta a rovine economiche e familiari, è meglio tenerla alla larga. Quindi non è proibizionismo, ma semplicemente una prevenzione, penso che sia giusto così. In realtà è lo Stato che in questo momento mette le slot machine, le controlla, ci guadagna, quindi penso che questo sia il vero problema. Ha citato questa malattia, si chiama ludopatia appunto, che è quella che è il termine che viene utilizzato per definirla. Un titolare di un bar del Varesotto ha detto: un bar funziona se offre qualità, non se rovina le famiglie. Quindi lei è d'accordo? Sì, si chiama gioco patologico d'azzardo, io faccio lo psichiatra, quindi cadete giusto, diciamo, come argomento. Giusto, sono d'accordo. Il problema è a monte: rende troppo, a qualcuno deve rendere, o in modo legale o illegale, questo è il problema. È una patologia diffusa? È una patologia molto diffusa fra tutte le categorie. I pensionati, per esempio, si giocano a volte nei primi giorni tutto, e persone molto benestanti si giocano cifre che soltanto a sentirle sembra impossibile, invece è vero. Diciamo che è un po' come le case chiuse al posto delle puttane in strada. Potrebbe essere. Potrebbe essere una buona soluzione. Sì. Come mai secondo te? Non lo so, siamo ridotti così male che francamente la domanda delle slot, non lo so, non ci si va su, non riesci a rispondere. Ci sono molte persone che purtroppo addirittura sono arrivate ad avere una patologia, si chiamano ludopati. Secondo te come si può arrivare? La gente adesso ha bisogno di dipendere da qualcosa, probabilmente per non pensare alla situazione reale, economica, lavorativa, familiare. E quindi questo, come altro, ha creato dipendenza. Interessante questo, un escamotage per sfuggire ai pensieri e alle preoccupazioni. Presumibilmente sì, non ne ho. Cioè, per chi ha una vita reale, un lavoro, una famiglia, responsabilità, forse non ha il tempo, o forse ha così troppe responsabilità che poi scoppia e cade in altro. Ci sono dei bar che adesso stanno portando avanti questa campagna no slot, per cui eliminano le slot machine dai loro locali. Cosa ne pensi di questo? Fanno bene oppure no?
Fanno benissimo, conosco personalmente Loredana del ranch, del Cowboys Gas Ranch, che ha eliminato le macchinette, una scelta, selezioni, come se fosse una selezione all'ingresso.